Buongiorno ragazzi, come state? Io sono Charlie. Oggi parleremo sui pronomi combinati o i pronomi doppi. Buenos días, yo soy Charlie. Hoy les voy a hablar de los pronombres combinados, pronombres dobles. Esto es italiano para hispanoparlantes. Espero que les guste. Cualquier pregunta o duda la pueden dejar en la caja de comentarios en la parte de abajo. Bien, vamos entonces a comenzar con los pronombres combinados. Es importante ver el video de pronombres directos y pronombres indirectos si no lo han visto aún. Importantissimo para che questo video quede claro. Tutte le forme atone dei pronomi diretti, indiretti, riflessivi, ne, ci e si si possono combinare fra loro in modo diverso e danno origine ai pronomi combinati che, come tutti i pronomi atoni, si usano prima del verbo. Vedremo adesso i pronomi combinati usati più frequentemente. Aquí vamos a ver todas las formas de combinación de los pronombres directos, indirectos, reflexivos, pronombre ne, pronombre ci y pronombre si o impersonal. Se los dejo todos abajo en la descripción del video. Les voy a dejar los enlaces para estos videos para que aclaren cualquier duda por si no los han visto aún. Bien, vamos a ver entonces cómo sería el uso de los pronombres combinados de esta manera. Questi sono i pronomi che nascono dalla combinazione dei pronomi diretti e dei pronomi indiretti di terza persona singolare e plurale. Pronomi diretti, mi, ti, li, le, maiuscola, con cortesia, ci, vi e li. Pronomi diretti, lo, la, li e le. E si combinano in questo modo, me, lo, me, la, me, li, me, le, te, lo, te, la, te, li, te, le, liello, liella, lielli, liele, cielo, cella, celli, celle, vello, vella, velli, velle, liello, liella, lielli, lielle. Como pueden ver, en la tercera persona singular se forma una sola palabra. Liello, liella, lielli e lielle. Singular y plural, tercera persona. Como si vede, la I terminal, el pronombre de la prima serie, diventa E. Vediamo alcuni esercizi, alcuni esempi, scusate. Non ti preoccupare per la cena, te la offro io. Mi servono 100 euro, me li impresti tu? Abbiamo comprato due poltrone e ce le consegnano la settimana prossima. Abbiamo preso dei fiori per la nonna e glieli portiamo subito. Se non ha le informazioni, signora, gliele possiamo dare noi. Fíjense entonces en la primera. Non ti preoccupare, ti, tu, per la cena, sería la, reemplazamos ambos y quedaría te la offro io, te, a ti, la, sería la cena. Usamos dos palabras combinadas y hablamos menos para no repetir. A la terza persona singolare si perde la distinzione di maschile e femminile tra li e le e si usa solo la combinazione liello, liella, lieli e liele. Professoressa, se non ha l'indirizzo che le serve, glielo do io. Professore, se ha bisogno di una stanza, gliela prenotiamo subito. Signor Paoli, se vuole i biglietti per il concerto, glieli procuro io. Se non ha le informazioni, signora Galli, gliele possiamo dare noi. Fíjense entonces che qui è la ultima. Le informazioni, las informaciones y signora Galli. Sería usted, L-E mayúscula. Combinado se vuelve liele, possiamo dare noi. En liele estamos hablando de las informaciones y signora Galli, para no repetir. I pronomi indiretti si combinano anche con il pronome ne in questo modo. Pronomi indiretti, mi, ti, li, le, ci, vi e li. Il pronome ne e rimane in questo modo. Me ne, te ne, liene, ce ne, vene, liene. Recuerden entonces que mi, ti, ci e vi cambia la i por una e, como lo dijimos anteriormente, como habíamos apenas detto, cambiamos la i por una e, e del mi rimane menne. Siempre sucede esto cuando tienen una a adelante o cuando tienen, están seguidos de otro pronombre, en este caso el pronombre ne, te, ne, ce, ne, ve, ne. Alcuni esempi di questo caso che stiamo parlando. Questo dolce è buonissimo. Me ne dai ancora una fetta? Ne de quantità? Ora non vi posso dire nulla sulla questione. Ve ne parlerò più tardi. Ne argomento. A Livia piace lo champagne. Gliene regalo una bottiglia. Quantità. Acuérdense che il ne lo utilizziamo para quando è una cantidad, una frazione del total.
nunca con el total, siempre es una parte del total. Bien, vamos a ver ahora otros casos diferentes. Vediamo alcuni casi diversi nella seguente parte del video. Bene? Ok, anche i pronomi riflessivi si combinano con i pronomi diretti alla terza persona singolare, lo, la, li, le, e con il pronome ne. Pronomi riflessivi, mi, ti, si, ci, vi, si, pronomi diretti, lo, la, li, le, e il pronome ne. Mello, mella, melli, melle, mene. Tello, tella, telli, telle, tene. Sello, sella, selli, selle, sene. Cello, cella, celli, celle, cene. Vello, vella, velli, velle, vene. Sello, sella, selli, selle e sene. Attenti che con i pronomi riflessivi non si forma una sola parola terza persona. Attenti che con il pronome riflessivo non hacemos una sola palabra o non formamos una sola palabra con la tercera persona. Con el indirecto quedaba con liello, liene, in questo caso no. Alcuni esempi. Vuole molto bene al suo cane e se lo porta sempre dietro. Portarsi, riflessivo. Mi serve la macchina e me la prendo. Cosa fai con i guanti in casa? Perché non te li togli? Se vedo delle belle scarpe, me le compro. Le piacciono molto i capelli. Ogni volta che esce se ne mette uno diverso. I capelli, il cappello sarebbe il gorro. Vuoi uscire? Non se ne parla proprio. Entonces, fíjense aquí que los pronombres, los verbos reflexivos, portarsi, prendersi, togliersi, comprarsi, mettersi e parlarsi, se están combinando, esos pronombres reflexivos se combina con un pronombre directo o con el pronombre ne. Como habíamos visto sul verbo de la forma impersonale, la combinación del pronombre riflessivo sì o del pronombre impersonale sì è ci sì e non sì sì. Per questa informazione ci si vuole rivolgere al numero verde, ci si rivolge al numero verde. Prima di parlare con una persona che non si conosce, ci si presenta, presentarsi. No podemos colocar sì sì, aunque ambos sean sì, perché creamos la cacofonía. Sì si rivolge, no se puede decir ci si rivolge, e non si può dire si, ci si presenta, si dice ci si presenta, no si si presenta. Esto está explicado mejor en el video que dejo abajo, en el enlace, de la forma impersonale. La forma impersonale le explica cómo utilizar el si. Altri pronomi combinati usati di uso frequente o di frequente uso sono quelli che nascono dalla combinazione del pronome locativo ci, ci di luogo, con i pronomi diretti lo, la, li, le, o con il pronome ne. Quando mi, ti e vi si dovrebbero combinare con ci, di solito si omette il pronome ci. Vai alla stazione? Ti ci accompagno io, o ti accompagno io. Per la prima persona plurale, invece, il pronome locativo ci si omette sempre, si elimina sempre. Veniamo anche noi alla festa? Ci porti tu? Pensa che in questo caso no lo colocamos, aunque esté tácito. Bene, entonces en el otro caso es opcional. Vai alla stazione, ti ci accompagno io. Altri pronomi combinati, usati di frequente, sono quelli che nascono dalla combinazione del pronome locativo ci, per indicare un luogo, con i pronomi diretti lo, la, li, le, e con il pronome ne. Pronome di luogo, ci, con lo, la, li, le, ne. Cello, cella, celli, celle, cene. Alcuni esempi. Se non hai tempo di portare tuo fratello a scuola, ce lo porta la mamma. Se vai alla stazione, se va alla stazione, professore, ce l'accompagno io. E le maiuscola, attenti. Ti darei volentieri altri cioccolatini, ma non ce ne sono più, non queda más quantità. Di solito ci metto 2 ore, ma oggi con la nebbia ce ne metterò almeno 3. Allora, come vedete, si possono combinare anche in questi casi. Quando i pronomi combinati si usano con un verbo in un tempo composto, passato prossimo, futuro anteriore, tra passato prossimo, il participio passato del verbo deve concordare in genere e in numero con il pronome. Quando si usa un verbo nella forma riflessiva, naturalmente l'ausiliare per i tempi composti è essere. Tranne le eccezioni che abbiamo spiegato sul video dei verbi modali. Vi lascio il video dei verbi modali qua sotto, così lo potete vedere. Ragazzi, è importante sapere questo. Pronomi diretti, anche se è combinato, deve concordare con il tempo composto.
passato prossimo, futuro anteriore, tra passato prossimo. Vediamo adesso alcuni esempi nella seguente parte su questo. Bene? L'eccezione la potete trovare sul video dei verbi modali. Alcuni esempi. Ho comprato un regalo per Nico, ma non gliel'ho ancora dato. Avevamo l'auto di Marco, ma gliel'abbiamo resa lei. Resa ieri, scusate. Anna, per il suo compleanno, voleva una collana e Tullio gliel'ha regalata. Mi servono 100 euro. Me li ha prestati Luisa. Carla voleva dei libri a leggere e gliene ho portati 6. Di solito per andare a Genova bastano 2 ore, ma oggi in treno ce ne ha messo 3. Scusate. Ti piace la mia bici? Me la sono appena comprata. Paolo ha comprato i guanti e se li ha messi subito. C'erano ancora 20 cioccolatini, ma Gianni se ne ha mangiati alcuni. Come tutti i pronomi atoni, anche i pronomi combinati si possono unire all'infinito dei verbi, di solito in frasi con dovere, potere, volere, sapere. In questo caso il participio passato non deve concordare con il pronome. Questa è l'eccezione della quale vi ho parlato, ma meglio spiegata nell'altro video. Se vuoi una tazza di tè, devi fartela tu, perché io ho troppo da fare. Mi ha chiesto un favore, ma non ho potuto farglielo. Silvia ha dei problemi, ma non ha voluto parlarmene. Volevo un'informazione, ma non hanno saputo darmela. Come vedete, qua facciamo la combinazione e possiamo combinare in una sola parola con il verbo all'infinito, farglielo, parlarmene. Bene, con i pronomi riflessivi combinati con i diretti me, lo, te, lo, se, lo, sono uniti all'infinito nei tempi composti, l'ausiliare è avere. Confrontiamo le due versioni. Avevo i capelli sporchi e ho dovuto lavarmeli, e lì messo alla fine. Avevo i capelli sporchi e me li sono dovuti lavare. Le scarpe nuove mi facevano male, ma ho dovuto metterle lo stesso. Le scarpe nuove mi facevano male e me le sono dovute mettere lo stesso. Come vedete, fanno o si fa la concordanza con il participio e si fa la concordanza quando si usa il verbo essere, e si usa il verbo essere quando non uniamo il pronome con l'infinito. Quando i pronomi combinati sono formati con il pronome impersonale sì, non si possono unire all'infinito. Non ci si può lamentare quando entra una persona importante, ci si deve alzare in piedi. Non ci si deve alzare durante lo spettacolo e non ci si deve meravigliare. In questo caso con l'impersonale sì, non si può unire all'infinito. Non si può collocare nell'infinito il pronome impersonale sì, inclusive si sta data la eccezione anteriore con verbo modale tiempos compuestos. Tienen que obligatoriamente dejarlo a parte. Come sta qui? Non ci si può lamentare, non ci si deve meravigliare, non ci si deve alzare durante lo spettacolo. Bene? I pronomi combinati sono sempre uniti alle forme di seconda persona singolare, tu, o plurale, voi, della prima persona plurale, noi, dell'imperativo. Quando i pronomi combinati si uniscono alle forme da, di, fa, sta e va, la prima consonante del pronome raddoppia, fa eccezione il pronome indiretto lì. Entonces, quando vamos a hacer la combinación con el imperativo, en el caso del imperativo irregular, da, di, fa, sta e va, en este caso, la primera consonante, luego del apóstrofe, tiene que duplicarse. Y la excepción a esto es el pronombre indiretto lì. De todas maneras, vamos a ver ahora algunos ejemplos, vediamo alcuni esempi, per capire questo più chiaramente. Bene, andiamo avanti. Alcuni esempi. Esci senza la sciarpa, mettitela subito. Se non avete il suo indirizzo, chiedeteglielo. Se Marta vuole sapere la verità, digliela. Vuoi un caffè? Fatelo. Fíjense qui, è la doble consonante. Vedete la doble consonante. Quel libro è mio, dammelo. Vedi la doppia consonante, doppia T e doppia M. Fatelo, dammelo. Si raddoppia
la consonante. La consonante raddoppia. Se duplica la consonante, fatelo. Bene? Dammelo. Dar a mi el libro. Dame a mi el libro. Se vi è piaciuto, potete suscribire e potete anche lasciare un like. Se les gustó, no olviden suscribirse. Pueden dejar un like si les gustó. Compartirlo y cualquier duda la pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado. Saludos.